Ciao! Allora, siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi ci troviamo all'interno di una casa che non è la mia casa, non mi hanno rapito, non so come sia finito qui dentro, ma quello che so è che quest'oggi dovremo andare a dormire, ma il problema dell'andare a dormire sarà lo svegliarsi, perché finiremo in un sogno tipo stracomplesso dove ci sono varie meccaniche di puzzle da superare, insomma un casino, però l'obiettivo nostro sarà quello di svegliarci. E voi direte: Nico, ma allora perché vai a dormire se sai che lo svegliarsi sarà così complicato? Perché altrimenti questo video non esisterebbe. Ai, già che ci siamo, vi sfido anche a lasciare un like e iscrivervi, perché altrimenti, come io sto per andare a fare un incubo, voi lo farete questa notte. E voi volete fare un incubo? Assolutamente no, nessuno vuole fare un incubo, quindi mi raccomando, fatelo. Allora, non perdiamo tempo, qui abbiamo una television, but il nostro obiettivo, questa è casa nostra, c'è anche un microonde molto attrezzata, ma il nostro obiettivo è quello di andare a dormire. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo delle favole della buonanotte e Anton, la pietra, che è una pietra. Non posso dropparla, ma vi posso assicurare essere una pietra. È una di quelle pietre che tipo vi fanno dormire, credo. Va bene, comunque devo leggere una favola della buonanotte con la quale mi viene voglia di coricarmi e con la quale posso finalmente andare a dormire. Più che un letto, questo sembra un trono. Ma va bene lo stesso, siamo delle persone regali, delle persone importanti. Questo però ci porta nella nostra zona, il primo incubo, il Paint Fest, la festa della pittura. E quello che dobbiamo fare è togliere la musica. Una volta tolta la musica possiamo proseguire. È una zona strana. Io non ho mai fatto un sogno di questo tipo con delle catene che tengono bloccate cose, ma dovrebbe esserci il primo rebus per superare il primo mondo. Ora sto seguendo un po' il percorso, non so bene dove io stia andando di preciso, però qui ho visto dei macchinari strani, tipo questo e tipo questo. Ora, qui c'è una pistola, qua c'è un signore, ma noi con i signori non dobbiamo parlare. Come funziona sta pistola? Devo fare tipo... Ok, l'ho caricata. E così posso sparare. Mentre se faccio così, rinizio tutto da capo. Bene, quindi penso che questa sia la meccanica di tutti i giochi, di come più o meno funzionino. E ora dobbiamo andare avanti utilizzando questa funzione. Quindi, qui abbiamo un 3x3. Suppongo che questo 3x3 vada tutto colorato di blu. Ok, vabbè, ma se è così semplice, ragazzi, a qua ne abbiamo due, giustamente uno lo facciamo di blu, e uno lo facciamo di rosso. Dov'è la difficoltà? Mi sembra tutto fin troppo semplice. Un campione! Ho già vinto? No, cos'è questo? Paint gun, è uno shotgun questo. E qua bisogna fare il viola. Il viola però, sbaglio o è l'unione di questi due colori? Io facendo così faccio il viola. Carino! Quindi è tutto fatto su ste meccaniche. Tipo ora qui devo fare... No, aspetta, qualcosa non va. Perché sono scuri? Devo pulirli? Vanno prima puliti. Hai capito? C'è pure da fare la donna delle pulizie qua. Allora, questo va fatto viola, quindi così. E invece questo va fatto rosso, quindi così. Mamma mia. Un gioco da ragazzi. Ho vinto? Posso già andare avanti? No. Qui c'è un... È Giorgio! O è loco? È un po' sembra loco con quelle sopracciglia. Dobbiamo metterne 65 rossi, 20 viola e 60 blu. Sono confuso. Ecco, ne ho trasformato uno di troppo. Quindi ne puliamo uno e lo facciamo blu. Ok, ne rimangono soltanto 65 rossi. Quindi mi prendo il rosso e sparo lì sopra. 2, 3 e infine 4. Qua, 4. Ho vinto? È esploso qualcosa? Oh yes, posso andare avanti. Qui invece di nuovo 6 rosa, 30 rossi. Vabbè, ormai abbiamo capito l'andazzo. Basta fa così e ne abbiamo troppi. Poi prendiamo il rosso. Oh no, si resettano? Quindi vuol dire che devo fare tutto con queste cariche qua. Ragioniamola. Allora, dobbiamo farne 36 rossi. Quindi vuol dire così. Giustissimi. Poi ne faccio 6 viola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perché se ora cambio colore qua inizia tutto da capo. E ora non ci resta altro che fare 21 di questi blu. Quindi vai con calma e piano piano li coloriamo tutti. Dovrebbe essere il meccanismo giusto. Questo primo mondo è relativamente semplice. Oh, ne ho messo uno di troppo, ma non ditelo a nessuno. Solo un puzzle rimanente per aprire la porta per il prossimo mondo. Bene, easy. E penso che qua bisogna... Devo colorare questo? No, se non devo colorarlo allora vuol dire che devo replicarlo. Immaginavo. Allora, non dovrebbe essere complicato. Rosso. Il rosso è a sinistra, quindi qua. Qua lo facciamo tutto rosso intanto per iniziare. Una cosa di questo tipo qui.
Poi l'altra metà è tutta blu. In realtà devo dipingere anche questo perché devo farlo diventare viola. L'altra metà la facciamo toda blu. Voilà, guarda che bello, che composizione artistica. Si vede che sono un pittore nella mia mente, nei miei sogni. Però questo è un mio sogno. Ora, qua vanno puliti attorno ai cosi neri. Vediamo se riesco a fare così. Oh no. Ho bisogno di rimettere... Devo riniziare da capo perché ho tolto il nero. Cavolo, questo non l'avevo considerato. Quindi sostanzialmente devo usare l'acqua con questo coso qua, perché se becco i neri ho perso. Devo fare il contorno a tutti questi cosi come se fossero degli occhiali di ultima generazione. Se tocco il nero mi sentirete urlare, ma tranquilli, non succederà. Voilà, e ora i tuoi cosi sopra e basta. Sbam sbam, no, è finita l'acqua. Sbam sbam. E sbam 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 sbam. Molto molto semplice. Molto molto semplice. Cos'è sta roba? Ho aperto qualcosa. Va bene, non ho preso lo slime, non dirlo a nessuno. E qui credo che ci sia il secondo mondo. Easy per Nico, veramente easy. Tetrageddon. Posso tornare a dormire? No. In questa zona mi sembra che bisogna fare qualcosa col Tetris. Tetra... cosa? Ok, no. Che cosa devo fare? Allora, devo giocare a Tetris. Solo che io non so bene come si faccia a giocare a Tetris. C'è tipo ora cade, no? Ok, lo piazzo dove? Qui? Così? E ora? Mi piazzo un altro di questo tipo? Sì. Non ho capito bene qual è il mio obiettivo. Non ho capito niente, ragazzi. Ho bisogno di un corso accelerato. Ora devo metterci un coso dritto lì. E lo mettiamo così. Ma non ho capito. Devo far scomparire qualche livello. Ho vinto? Allora, io ho perso. Ma non ho capito come io debba vincere. Come si resetta, tra l'altro, sta roba? Oh, ok, si è resettato. Devo fare qualche cosa. Proviamo tipo a... ah, ok, così lo posso ruotare. E se lo piazzasse tipo qua all'angolino così... Provo a fare una riga sola completa. Magari una riga ce la possiamo fare. Quindi ora mi prendo uno di questi, lo ruoto e lo faccio apparire. Dov'è? È così, giusto, no? Sì, perfetto. E ora qua ci va quello ad L così. Così. Bene. Solo che facendo così io ho fatto una linea, no? Ma... boom! Ho vinto! Devo collegare la redstone. Facendo così tipo la redstone si collega. Ah, hai capito. Vabbè, ho capito, ma è difficilissima sta roba. Ora che ho dato corrente a qualcosa si attiva. Vabbè ragazzi, troppo. Troppo. E io che pensavo di giocare seriamente a Tetris. Sarebbe stato forse meglio. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo altre cose a cui dover dar corrente. Va messo lì e basta. Soltanto che va messo una cosa strana qua. Va eliminata quella linea lì. Ok, ho capito. Quindi, come si fa? Ci serve uno di questi che dobbiamo... no, così. Dobbiamo piazzarlo... non è facile. Ok, invece sì che è facile. Basta fare così. Questo lo ruotiamo in questo modo. E lo facciamo andare tutto qua così. Poi, qua ci va quello a forma di T. In questo modo. E lo mettiamo così. Dobbiamo far scomparire quei tre. Quindi... ora ci va un'altra base... solida. Così... ho perso. Come faccio a far scomparire quei cosi là? È difficile. E se facessi una cosa di questo tipo, spostandolo qua così e mettendo lì un... mi servirebbe quello a T, oppure questo anche forse. No, questo non va bene, scherzo. Forse questo va bene. Così. Così potrebbe funzionare, ma è veramente difficile da fare quello che voglio fare. Così. Ok, ce l'ho fatta. E così facendo si è attivato il pistone. Ho capito tutto. Ho capito tutto, me. Qui ora noi possiamo salire. E qui sopra ci sarà un altro rebus. Esattamente qua. Ora. Mannaggia, quante robe bisogna fare qua. Allora, bisogna metterne uno lì, uno lì e uno qui. Però è semplice perché qui sotto andrei di questo. No? In questo modo qua. Quindi lo spostiamo e facciamo così. E uno è attivo. Ora bisogna attivare quello lì. No, non voglio questo, un attimo. Quindi questo secondo me può andare bene, perché lo mettiamo qui a forma di L. Così. E anche questo è attivo.
Ora, l'unico che rimane è questo qua, alto. Dite che ho due forme? Perché se ho due forme è semplice. No. Anzi, facciamo così che è meglio, va. Così. E ora lì sopra mancherebbe mettere un blocco. Ok, easy. Vinto anche questo. Basta fare così. Easy. E cosa ho sbloccato? Questo altro percorso. Questo sembrerebbe essere l'ultimo. E andando qui devo... Arca miseria, sono tutti da attivare questi. Erbacco. Erbacco. Allora, mettiamo questo intanto in qualche modo. Magari lo metterei tipo qua nell'angolino che non dà fastidio a nessuno. Devo stare anche attento a non completarlo, perché completandolo rischio... No. Rischio di far scomparire l'ultima fila. Quindi... io prenderei uno di questi qua e lo metterei in questo modo, facendolo cadere esattamente lì, che ne toglie tre. Ne rimangono quattro e potremmo fare con questo qui, messo tutto all'angolino così che toglie gli ultimi due. E se ne ho un altro ancora, completo il tutto. Non ho il pezzo giusto però. No, sì, scherzo, va bene anche questo in realtà, perché fai così e lo piazzi lì. Ragazzi, un gioco da ragazzi, il più forte. Cosa ho aperto però di preciso? Ah, qui ho aperto. Bene! Door control? Door is now open. Che door is now open? C'è una door... Dov'è la door? Ah, qua sotto c'era una door. Eccola! Quella lì dite che è la luce del risveglio? Io arrivo lì e mi sveglio da questa cosa o c'è un altro livello? In realtà so già la risposta perché i livelli sono 4, quindi c'era un altro per forza. Però meglio sperare che non ci sia. Oh, santo signore, dove sono finito? È una pista di atterraggio per elicotteri questa? Devo andare da questa parte? Penso di sì. Sembra una strada questa, no? Ah, ma è di qua la strada giusta. Cavolo. Oh no. Cosa devo fare col Tetris qua, scusate? L'unica cosa che mi viene in mente è di tappare quel buco che c'è lì per far sì che l'acqua non esca più. Però non è semplice. Proviamoci. Devo fare esattamente quella forma lì, quindi qua mi servirebbe un coso tipo questo. Tipo questo e lo piazziamo così, che tappa quella zona lì. Poi qua mi servirebbe... nessuno di quelli che ho in realtà mi servirebbe. Magari potrei mettere questo tipo così, perché facendo va a tappare abbastanza buchi in questo modo... E ora devo tappare quei due lì, quindi di nuovo questo, ma così. Ora, se tutto va secondo i miei piani, così io ho tappato la fuoriuscita di acqua. Wow. Wow, wow. E così si svuota tutto, tutto via. Se tocco l'acqua muoio, quindi non la toccherò. E nel chilling ci richiamo verso il basso. Credo che questa sia la nostra porta di uscita. Ah, quindi non bisognava buttarsi da un ponte. Dannazione. No, devo ricostruire il ponte. Bellissimo, aspetta, come faccio però? Proviamo. No, vabbè, bellissimo. No, però aspetta, soltanto al centro me li fa piazzare. Ah no, ok. Bene, ho sbagliato tutto già, devo riniziare da capo. Perché così... No, fermi tutti, riniziamo da capo. Devo creare una struttura che... Sono diventato pure ingegnere, pensa un po'. Che mi faccia star sul tutto. Quindi qua io ci metterei un coso dritto. E ci siamo. Poi un altro coso dritto. No, dritto, dritto. Lo metterei su questo altro coso qua. Spero sia centrato. Non riesco a vedere bene con la prospettiva. Forse così è centrato. Bene. E l'ultimo pilastro lo mettiamo qua. E abbiamo le basi del ponte. Ora dobbiamo creare qualcosa in grado di saltarci sopra. Dite che posso usare questo di nuovo? Tipo... tipo così. No, forse è meglio così. Poi di nuovo questo, però girato in questo punto qua. Voilà. E di nuovo questo. Sto usando solo un blocco. Forse questo non è come il gioco vorrebbe che io giocassi. Cosa rimane? Magari un po' collegarli. Come li colleghiamo? Con questo qua messo così. Tipo uno lo mettiamo qua, che ci aiuta un po' ad arrivarci. Uno lo mettiamo, direi... no, però non voglio questo, mi serve questo altro. Così, e lo mettiamo di qua. Avevo una cosa strana in inventario. Tipo questo, che cos'è? Finish con... Ah, questo è per finire la costruzione. Ma secondo me così è fattibile, raga.
Dite di no. Guarda, metto giusto questo. Metto giusto questo qua. Perché magari l'ultimo salto non è fattibile. No, aspetta, così. Ok, finish construction. Se non funziona mi do fuoco. E ovviamente se funziona voglio anche il diploma di costruttore di ponti. Perché non è una cosa tutto di costruire un ponte di questo tipo, eh. E attenzione, il nostro Nico, dopo aver giocato a Tetris, ha anche ricostruito un ponte che, fino a prova contraria, sembrerebbe essere percorribile. Let's go, entriamo dentro un melone, non so perché io... Livello 3, Melon Collector, questo però lo giocheremo poi. Se volete il continuo di questa mappa, che personalmente mi è piaciuta molto, però dipende tutto da voi. Se volete anche gli altri due livelli prima di uscire dall'incubo, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi, che almeno capisco se vi è piaciuta. Per oggi è tutto, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buona Natale a tutti e felice anno nuovo.